Le storie, vere o fantasiose dei pescatori, con i loro sogni e i loro desideri, sono sempre state popolate da grandi pesci, a volte addirittura irreali, sproporzionati, che hanno stimolato l'ingegno di artisti famosi come il fiammenghino, pesci enormi per i ristretti ambienti acquatici dei fiumi e dei laghi che li avrebbero ospitati. È sempre stato così e sarà sempre così finché ci saranno i pescatori e i pesci. I grandi pesci sono divenuti persino simboli araldici di antiche famiglie comasche. E comunque sia, se capita di vedere qualche trofeo di pesca, questi sarà quasi sempre rappresentato da un grosso predone dalle zanne lunghe e acuminate. Se ci sono gli squali nelle acque lariane, sicuramente il loro re è il luccio. Questo pesce affascinante ha una forma del corpo molto allungata e la sua livrea presenta varie combinazioni di colore, dal verde al bruno, con caratteristiche macchie, strisce o screziature più scure. È inconfondibile il muso a becco d'anitra e la bocca munita di numerosissimi denti acuminati. Può raggiungere anche il metro e mezzo di lunghezza. Un altro predatore presente nei nostri laghi, sebbene non sia un re di casa nostra, perché proviene dall'Europa transalpina, è il lucioperca, che, quanto a caratteristiche da squalo, non ha nulla da invidiare al nostrano luccio. Considerato il soprannome femminile di Sandra, datogli dai pescatori locali, verrebbe quasi da considerarlo la regina dei nostri predoni. In realtà tale appellativo deriva dal nome di origine tedesca Zander. Anch'esso, come il luccio, ha forma allungata. Caratteristico e unico nel suo genere lo splendore argenteo degli occhi. La colorazione è grigio-verdastra sul dorso, schiarentesi sui fianchi, che recano un certo numero di macchie nerastre assumenti, nei giovani, l'aspetto di bande verticali. La bocca è ampia e abbondantemente fornita di denti. Spiccano sul dorso due pinne, di cui la prima ha raggi duri. Il lucioperca può raggiungere la lunghezza di 1 metro e 30 centimetri. Nei giovani l'alimentazione è a base di crostacei planctonici e di invertebrati di fondo, mentre gli adulti si nutrono esclusivamente di pesci di dimensioni piuttosto ridotte. La riproduzione del lucioperca ha luogo di norma dalla fine di marzo agli inizi di giugno, ad una temperatura dell'acqua non inferiore ai 12 gradi. Le femmine depongono per ogni chilo del proprio peso 150-200.000 uova del diametro di un millimetro o un millimetro e mezzo che aderiscono tenacemente alla vegetazione acquatica, alle pietre, ai rami sommersi. Da esse usciranno gli avannotti della lunghezza massima di circa 7 mm. La maturazione sessuale avviene comunemente alla fine del quarto anno. Come si rileva anche dai censimenti effettuati dal servizio pesca della provincia,
Lucci e Lucio Perca frequentano abitualmente anche fiumi a corrente lenta, dove si annidano tra radici o cavità. La limpidezza delle acque non è caratteristica necessaria alla loro presenza. Un lucetto. Ma dove dentro tanti boccaluccetti? Considerate le loro dimensioni, la loro forza e non ultima la bontà delle loro carni, è facile intuire il perché questi pesci siano particolarmente ricercati dal pescatore sportivo. Dati gli habitat frequentati e la pratica di particolari tipi di pesca, l'uso della barca è assai diffuso. Con un natante è più agevole costeggiare canneti e sponde che altrimenti sarebbero irraggiungibili dalla riva. Anzi, con l'eccessivo proliferare del cemento e delle recinzioni private lungo le rive, diventa quasi indispensabile ricorrere al mezzo nautico. Facciamo scappare, che ci Bravo Angelo! Bello. Uno dei sistemi di pesca più in voga è sicuramente quello denominato mort manier, traducibile in italiano morto manovrato. Roberto Cantaluppi, conosciuto anche come Ropino, ce ne fornisce le indicazioni basilari. Acciaio, visto? Acciaio. Bello morbido. Bello quello acciaio. Scegliamo una montatura piuttosto leggera. Magari un pochettino leggera. Questo non è termo saldante. No. Questo lo usi col nodo proprio. Esatto. Che basta il nodo. Basta il nodo così. Doppio nodo. Fai girare uno. Ah, fai il nodo così. Esatto, okay. Due. Okay. E poi dopo passi dentro così l'acciaio. Abbastanza è una due. Cosa, è abbastanza due così, perché guarda. Non lo spacchi più. No. Non lo spacchi più. A questo punto il pesce, già morto, viene fissato alle ancorette sui due lati. Appena dietro la testa viene quindi cucito con il filo di rame, in modo da garantire la massima tenuta durante l'azione di pesca. Ed eccolo al lavoro. Fra i vari tipi di pesca non possiamo tralasciare la tirlindana, molto efficace soprattutto nei confronti del luccio. Fondamentale in questo frangente la perfetta conoscenza dei fondali al fine di evitare un'ecatombe di cucchiaini. Per la pesca dei nostri predoni, in ogni caso, è disponibile sul mercato una straordinaria varietà di esche artificiali. Oltre alla soddisfazione legata alla specifica azione di pesca,
uscire in barca rappresenta una vera e propria full immersion in un ambiente naturale di grande fascino e suggestione. Ogni pescatore che si rispetti non può non prestare l'occhio e l'animo a indimenticabili paesaggi dalle straordinarie tonalità cromatiche, stando seduto sulla barca, quasi in una sorta di profonda meditazione. Solo il violento strappo della lenza può distogliere il pescatore da tanta pace e serenità. Solo il rumore delle possenti codate alle acque del lago, date dal Lucio negli ultimi istanti della sua lotta, può rompere il salutare silenzio del lago stesso. Tutti i pesci più piccoli di loro, qualsiasi pesce. Altri lucciolo? Anche certo. Le ultime fasi della cattura sono spesso concitate, riprese a volte dagli stessi pescatori. Minchia! La notevole stazza di questi squali nostrani permette un agevole rilascio per chi voglia praticare la pesca no kill. Va però prestata estrema attenzione per non procurarsi dolorose ferite con i loro denti acuminati. L'uso della barca agevola certamente il recupero delle catture più consistenti. Attenzione però! Lucci e lucioperca possono essere insidiati anche lungo le rive delle città. È importante però la scelta accurata del luogo di pesca per non passare interminabili ore in attesa di un pesce che in molti casi se ne sta da un'altra parte. La pesca al lucioperca è molto redditizia, oltre che di grande fascino, se esercitata dal crepuscolo fino alla notte, lungo le passeggiate cittadine, illuminati dai lampioni, essendo l'occhio del perca strutturato per cacciare in questi momenti. La pesca dalla barca rimane comunque la più favorevole ed anche in questo caso l'uso del pesciolino, vivo o morto, rappresenta la tecnica più redditizia. Lucci e lucioperca non sono specie solitamente ricercate dai pescatori professionisti del lago di Como. Anzi, l'eventuale loro cattura rappresenta un fatto puramente casuale. Tuttavia, specialmente presso le foci dell'Adda e del Mera, non è raro che nelle perseghere calate per la cattura dei persici restino intrappolati nelle maglie della rete diversi esemplari giovani di lucioperca. Questo può capitare anche nelle oltane calate nel vicino Ceresio per lo sfoltimento del gardon. La qualcosa non fa certamente dispiacere al pescatore, specie se si tratta di esemplari di grossa taglia, trattandosi comunque di pesci dal non disprezzabile valore gastronomico e quindi economico. Lucci e lucioperca diventano prelibate pietanze quando hanno la sventura di finire nella padella di pescatori buongustai. A seconda della dimensione,
Le loro carni sono ottime per essere lavorate in vari modi. I lucioperca piccoli, dato che nell'aria non hanno misure minime di protezione, sono ottimi filettati, mentre quelli più grossi, così come i lucci, si prestano ad essere cucinati arrosto, in umido, lessati o al sale. Purtroppo va detto che sul lago di Como non è diffusa una tradizione culinaria che li tenga nella dovuta considerazione. Ed è un vero peccato, perché il luccio, ma soprattutto il lucioperca, che nelle zone di origine è considerato un piatto di grande prestigio, rappresenterebbero portate di sicuro effetto e gradimento. Siamo dunque andati a trovare un bravissimo chef, Silvio, nel suo ristorante di Bellagio, dove ci ha preparato un gustoso piatto a base di luccio. Mettiamo un po' di olio d'oliva in due tegami differenti, facciamo rotolare un po' di aglio, prendiamo dal luccio fatto filettini piccoli e prendiamo dei funghi champignon. Questo piatto abbiamo detto che è il piatto Lago Monti. A questo punto il pesce e i funghi vengono pressati con le mani in un'apposita forma e si ottiene un meraviglioso tortino, Lago e Monti. Che siano veri o fantastici, che le loro dimensioni vengono definite a seconda dell'apertura delle braccia dei pescatori, poco importa. Se non ci fossero questi squali dolci, per noi pescatori sarebbe una noia insopportabile.